Un cordiale saluto da Federico Grasso e ben ritrovati con le previsioni del tempo del centro meteo ARPAL. Il satellite quest'oggi ci mostra una debole perturbazione atlantica sul Golfo di Biscaglia, che determina un'intensificazione del flusso umido sulla nostra regione, con giornate grigie a partire da mercoledì piovose, con precipitazioni significative tra giovedì e venerdì. Il dettaglio per questo martedì 21 marzo, primo giorno di primavera, prevede un cielo coperto ovunque su tutto il territorio regionale, con possibili deboli piogge sparse in tarda serata, venti deboli dai quadranti meridionali, mare poco mosso, umidità sui valori alti, temperature minime in diminuzione nell'entroterra tra 4 e 10 gradi, lungo la costa tra gli 11 e i 13. Per domani, mercoledì 22 marzo, ci aspettiamo una situazione sostanzialmente invariata, con cielo coperto e deboli piogge sul centro e sul levante, ampie schiarite sull'estremo ponente già dalla mattinata. Nel corso della giornata la ventilazione, che inizia a debole sempre dai quadranti meridionali, andrà in rinforzo arrivando a valori fino a moderati. Il corso del pomeriggio avremo le schiarite che potranno verificarsi anche sul territorio spezzino. Il mare andrà aumentando insieme al vento, passando da poco mosso a mosso. Le temperature saranno lievemente in diminuzione, soprattutto per quanto riguarda le massime, ovunque comprese tra i 13 e i 15 gradi. Per la giornata di giovedì, infine, ancora una giornata di cielo coperto con deboli piogge sparse, sia mentre da metà giornata queste precipitazioni andranno aumentando, diventando diffuse, per intensificarsi in serata. Venti generalmente moderati da sud-est in rotazione serale da nord sul ponente, mare mosso. Ogni altro aggiornamento sul sito internet ARPAL e sulla nostra pagina Facebook. A risentirci.